Ciao a tutti, con questo video vi spiego alcuni brevi punti sulla proposta che mira a modificare l'ordinamento forense, ovvero il regime degli avvocati. Innanzitutto andiamo a riformare la controriforma che c'è stata nel 2012 su alcuni aspetti. In primis andiamo a togliere l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa forense, una normativa fatta a suo tempo che rischia di far espellere al mondo del lavoro all'incirca 60.000 avvocati. Ovviamente sono gli avvocati che guadagnano di meno, i più giovani, quindi quelli più esposti all'attuale crisi economica. Un altro punto è l'abrogazione dell'albo dei cassazionisti, nonché l'abrogazione del titolo di specialista, una novità fatta grazie anche al CNF, e alla formazione obbligatoria che, come è stata fatta, si è rivelata totalmente inutile, ovvero corsi a pagamento che servono solo ad accreditarsi un punteggio. Non è così che si forma un avvocato. Ma il punto più impattante si può dire che è la riforma dell'esame di abilitazione alla professione forense e anche la riforma delle giurisdizioni dentro le quali gli avvocati possono praticare. Infatti dividiamo la professione di avvocato in tre giurisdizioni, in tre albi diversi. Uno per gli avvocati che svolgono attività di avvocato amministrativista, il secondo civilistico e il terzo penalista. Così da andare a dare una specializzazione diretta agli avvocati e a rendere anche il lavoro dei clienti che cercano un avvocato migliore per trovare un avvocato che è specializzato in quella determinata materia. L'esame, proprio per questo cambiamento, lo andremo a modificare capovolgendolo totalmente. Adesso abbiamo un esame aleatorio, un esame totalmente non meritocratico. Cambiando in questo modo avremo un esame che va a qualificare davvero un avvocato e va soprattutto a dare più merito a coloro che svolgono una vera pratica forense. Il mio interesse in questo caso è di avere da voi delle vere e proprie opinioni, ma anche modifiche su questo aspetto, che è il più impattante. Quindi l'opinione vostra è fondamentale, perché ovviamente questa proposta di legge copre solo un aspetto e un'idea, però siamo ovviamente propensi ad avere tutti i vostri suggerimenti, perché questo è un caso in cui davvero le opzioni possono essere diverse per come strutturare l'esame. Quindi davvero vi invito alla lettura, soprattutto a coloro che sono magari avvocati o praticanti legali, che sono più interessati alla materia, e a farci avere i vostri suggerimenti.